conferenza stampa dell'ex governatore della Calabria Mario Liberio. Chiede un cambio di passo del PD, soprattutto chiede un cambio di metodo. Non si può decidere dall'altro, chiede un ritorno al dialogo sui territori affinché la Calabria ed il PD calabrese non vadano alla deriva. Ma la mia proposta non è che arrivano tardi, arriva a questo punto perché io non avevo nessuna intenzione di assumere questa conferenza stampa, di organizzare questa conferenza stampa. Sono stato costretto a farlo perché c'è un disagio larghissimo nel centro-sinistra, degli elettori, nella base del PD, negli amministratori locali. È un disagio che si coglie a piene mani, anche voi stessi dalla stampa sapete che non sto esagerando, sto dicendo una verità, ed è un disagio che è determinato da una deriva a cui stiamo assistendo, è quella di un centro-sinistra che appunto viene colto come irrilevante in questo momento. C'è una irrilevanza, diciamola così, del PD, del centro-sinistra. Ci sono ragioni per tutto questo. C'è praticamente una situazione che nasce con le elezioni politiche regionali dello scorso anno e che è andata avanti progressivamente, smembrando, isterilendo, desertificando il campo delle forze democratiche progressiste, riformiste. Non è stato tenero col commissario Graziano? Ma io non è che ho un problema personale col commissario, io faccio una valutazione politica. Un partito che per oltre 2 anni e mezzo è affidato ad un commissario, e vuol dire che non ha, un partito che è destinato a perire, a morire, perché il commissariamento può essere giustificato per una stagione, per una campagna elettorale, ma chiusa la campagna elettorale bisogna, ridare lo strumento che è il partito in mano al popolo sovrano che sceglie di stare in quel partito, agli iscritti, attraverso organismi democraticamente eletti, l'elezione di un segretario, di organismi dirigenti che determinano spazi di collegialità nella organizzazione della linea, delle scelte, della direzione di un partito. Qui non abbiamo niente. Presidente, lei ha parlato del Partito Democratico alla deriva, la Roma alla Calabria. No, io ho parlato di una deriva in Calabria. Io ho criticato Roma e continuo a criticare Roma perché mi sarei aspettato dal nuovo segretario, dopo la stagione di Zingaretti, che non a caso lo ha visto dimettere, perché Zingaretti stesso lo ha dichiarato, non scopro niente io, ne faccio. Ma io mi sarei aspettato da Letta una inversione di rotta, soprattutto nel rapporto con i territori, con un territorio come quello della Calabria, è una regione la Calabria, non è un piccolo comune sperduto, quand'anche anche in un piccolo comune la vita democratica non sarebbe essenziale ed importante. Ma la Calabria è una regione importante. Dal marzo di quest'anno, marzo di quest'anno, da quando è stato eletto ad oggi, non c'è stato nessun segnale. Lo avete avvertito voi, ditemelo, perché può darsi che mi sfugge. Come? Scesi in campo. Io, più che scendere in campo, io ho avvertito, l'ho detto prima, la necessità di corrispondere a questo disagio, di dare voce a questo disagio. Come si sostanzierà l'apporto di Mario? Ma io mi auguro che questa iniziativa possa aprire i canali dell'ascolto, possa determinare le condizioni di un coinvolgimento, di una partecipazione, di la riattivazione dei canali che sono propri di un soggetto collettivo che è un partito. Io mi auguro questo. Se non c'è, vedremo. Non si può lasciare, una larga platea di forze, nella indifferenza. Perché questo significa spingerle verso il disimpegno, il non voto, significa spingerle verso la rassegnazione, significa spingerle anche verso altre forze. Serve riorganizzare il PD in Calabria. Serve subito.
non perché i tempi sono stretti, riaprire questi canali, rimettere in moto i circuiti della partecipazione democratica, coinvolgere amministratori locali, coinvolgere circoli, sentire chi può dare un contributo, coinvolgere, cioè non rimanere, come dire, fermi al 2019, lo dico io che dovrei dire il contrario, al 2019. Sono fermi al 2019 in uno schema che ha prodotto già un disastro in quelle elezioni e che è chiaro, è prevedibile, il film è già stampato, la pellicola. Ma questo dialogo col Movimento 5 Stelle vede il PD perdente, tra virgolette? Ma guardi, il dialogo con il Movimento 5 Stelle, io sono per il dialogo con il Movimento 5 Stelle e anche oltre il Movimento 5 Stelle, però il dialogo non significa rincorrere. Non significa appunto farsi dettare la linea in tutto e per tutto, non significa passare sulla testa dei territori, siccome il Movimento 5 Stelle in questo momento ha il decisore a Roma, si decide a Roma sulla testa dei territori, non va bene, questo è un errore drammatico perché in ogni territorio ci sono peculiarità, ci sono specificità, c'è una ricchezza democratica che deve essere in grado di esprimersi, si deve far sì che si possa esprimere questa ricchezza, non si può delegare ad un vertice a Roma, ad un tavolo, solo perché ci sono due sigle e appunto la decisione e tutto passa sulla pelle appunto delle comunità, non va bene. Come? Tra l'altro senza primarie. Tra l'altro senza primarie. Tra l'altro senza primarie. No, ma io non ho chiesto incontri con nessuno, io sono da un anno e mezzo che non vengo contattato, coinvolto, io sto facendo un discorso. No, purtroppo no. Purtroppo ho fatto la conferenza anche per questo, perché non ho avuto nessun riscontro. Lei ha criticato anche l'operato, diciamo, dell'opposizione in Consiglio regionale. Ho criticato non l'opposizione in Consiglio regionale, ho criticato l'opposizione in Consiglio regionale ed il PD che è privo di opposizione in questo momento. Non c'è un'opposizione in Calabria in questo momento. Si sta facendo il bello e il cattivo tempo in questo momento, in questa regione. Se l'avessi fatto io ai tempi che io ero presidente della regione, quello che si sta facendo adesso, ma non so quante inchieste avrebbero fatto nei miei confronti oltre quelle che ci sono state, ma davvero scherziamo, è una cosa inaudita. Anche le nomine sono praticamente sotto gli occhi di tutti, in una stagione di ordinaria amministrazione, perché il Consiglio è sciolto e la Costituzione parla chiaro, in momento di scioglimento degli organi si deve limitare solo all'ordinaria amministrazione. Stanno facendo nomine, utilizzando le risorse in modo discrezionale, stanno facendo tutto come se fossimo in una condizione ordinarissima, in una condizione normale, e non va bene.